Villa d'Ossola e la Vallentrona flagellate dal vento e dall'acqua, una tromba d'aria ha causato danni a tetti e divelto piante, interdetto l'accesso al cimitero della Noga, oggi e domani le medie Bagnolini di Villa rimarranno chiuse. Notte di paura anche per chi transitava lungo la superstrada, a causa del vento molte le piante divelte, la statale è stata chiusa per l'intera giornata. Interrotto il collegamento ferroviario tra Santa Maria Maggiore e Camedo a causa di una pianta caduta sulla linea. Allagamenti, cartelli stradali divelti, pali della luce caduti, alberi e rami sulla carreggiata, con il lago che continua a crescere. Questo è il bilancio del maltempo nel Cusio. A Domegna la zona di Cireggio è senza energia elettrica dalla scorsa notte. La corrente è ritornata in serata grazie al posizionamento di due generatori. Problemi anche in Vallestrona, isolata Chesio, per un piccolo smottamento ed un grosso albero caduto sulla provinciale. Esercizio abusivo della professione medico-dentistica in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, denunciato l'odontotecnico verbanese, titolare del Dental Studio SAS. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore Laura Carrera, sono state svolte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dal luogotenente Massimo Verzotto. Insieme ai colleghi del NAS di Torino, i militari hanno sequestrato lo studio dentistico nel quale veniva svolta l'attività. Per il secondo anno e con un successo di pubblico crescente, nel passato fine settimana la Lagostina di Omegna ha aderito a Fabbriche Aperte. Così in tanti, giovani e meno giovani, hanno visitato i capannoni dove nasce la mitica pentola a pressione, uno dei fiori all'occhiello della produzione di Lagostina, guidati dal direttore di stabilimento Fausto Milanesi. Quella dell'azienda è una presenza storica nel Cusio, dove ha aperto i battenti più di un secolo fa. Con l'inaugurazione in programma alle ore 11 partirà giovedì 30 ottobre a Baceno per la 29esima edizione della Sagra Mele Miele, la mostra agroalimentare dell'artigianato che presenta le eccellenze del territorio, in programma come di consueto presso le scuole medie Innocenzo IX di Baceno fino al 4 novembre 2018. Quest'anno la Sagra ha come tema Condividiamo la bellezza, tema che vuole evidenziare e valorizzare il patrimonio culturale di ogni paese.